parola al maestro Emanuele Severini. Ma quando venivo a Milano mi ammonivo dicendo: non devi dimenticare niente. E d'altra parte credo di essere in condizione, anche per l'emozione della giornata, di dimenticare molte cose. Allora mi sforzo di dire subito quello che in questo momento ho in mente. E c'è una singolare convergenza tra quanto ho sentito da chi ha parlato prima e l'ambiente che ci ospita. E cioè tra i miei amici che hanno parlato e il teatro Franco Parenzi. Ho gradito particolarmente che prima parlasse Andrei Rutschenmach, mi fa venire in mente tempi molto belli quando eravamo insieme con Franco Parenzi per attività che svolgevamo qui. C'è ancora Rutschenmach? Sei qui? Ecco, perché c'è un buio terrificante, io parlo così al buio, ma... Ma forse, sì, perché mi piacerebbe guardare in faccia le persone alle quali mi rivolgo. Allora dico una toccante convergenza tra gli ospiti e gli ospitati. Quindi grazie a te, grazie anche al caro professor Bisicchia, che è qui direttore del Genobardo, del Teatro Franco Parenzi, e grazie agli amici che hanno parlato e che sono essi a dover essere ringraziati per la loro sapienza, perché io ascoltando ho imparato molte cose. Conosco quello che dicono, ma siccome sono persone di altissimo livello, hanno saputo presentare quello che mi può essere noto, l'hanno saputo presentare anche con modalità nuove. E qui l'atmosfera va un po' alleggerita e quindi vorrei deviare queste lodi che sono state fatte al sottoscritto, deviarle a chi ha parlato e che ha fatto queste lodi. Un po' mi sento nella situazione di un pianista del quale si è detto: è bravo, è bravo, è bravo. Ma chi lo diceva suonava, e suonava molto bene. Poi quando arriva il pianista e gli dicono di suonare, eccolo qui, insomma, può anche deludere rispetto al modo in cui i laudatori hanno preannunciato le sue capacità. Dicevo, è il caso di deviare verso gli amici che hanno parlato, che sono persone di altissimo livello culturale nel campo universitario. Qui le presentazioni sono state scarse, ma avrebbero dovuto essere anche un po' più sostanziose. Ci troviamo di fronte a quanto c'è di meglio della cultura italiana, filosofica, ma non solo filosofica, perché per esempio il professor Donà è anche il direttore di un ensemble musicale dove emerge anche in quel campo. La deviazione forse può riuscire, la deviazione di cui parlavo prima, forse può riuscire meglio se pensiamo al mio maestro, cioè a Gustavo Contadini. Allora, facciamo in modo, è stato detto giustamente da uno di loro, da professor Balagussa, che qui si tratta di lodare la filosofia. Ecco, allora, lodiamo la filosofia.
Certamente lo hanno lodato il sottoscritto, ma lodiamo chi? I laudatori, ma laudiamo anche il professor Gustavo Bontadini, che è stato il mio maestro. Ma forse mi è venuto in mente di parlare di Gustavo Bontadini per il fatto che sì, sono modesto, ma non smodatamente, e quindi il fatto di parlare di Bontadini vuol dire riferirmi a una delle menti più alte della cultura filosofica del secolo scorso, che è stato però così audace nella sua apertura da essere colui che ha accettato alla fine della sua carriera il principio di cui qui si è parlato continuamente, e cioè il fatto che l'essente in quanto essente, il microfono, gli scalini, le luci, l'essente in quanto essente è eterno. Ecco, quindi certamente il mio affetto per lui è sempre stato grande, ci siamo voluti un gran bene, ma la mia non smodata modestia, cioè il mio piccolo orgoglio, mi porta a dire che sono molto orgoglioso che Bontadini abbia visto questo che è il centro del discorso, cioè l'impossibilità che gli essenti non siano, e cioè la necessità che ogni essente sia eterno. Vediamo di essere ancora un pochino più, insomma, grato in questa mia risposta, aggiungendo qualche considerazione a proposito della filosofia, perché qualcuno può domandarsi a che cosa serva poi parlare della verità, a che cosa serve. Credo che quando ci si fa questa domanda non si tiene presente che la filosofia è stata la gran servitrice dei servitori. Cosa intendo dire? Intendo dire che ha preparato il terreno in cui è cresciuta, è una frase che dico spesso, in cui è cresciuta la nostra civiltà. E per far qualcosa bisogna avere in mente ciò che si vuol fare. E la filosofia ha preparato il terreno guardando al quale si è deciso via via ciò che si doveva fare. A questo punto può sembrare che il mio sia un elogio della filosofia. Filosofia come servitrice dei servitori, perché ha preparato appunto il terreno di fondo. Eppure non è un elogio. Non è un elogio nel senso che se la filosofia è la gran servitrice, c'è anche Aristotele ad aver pensato molto tempo fa che la filosofia non è una serva. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi ci domandiamo a che cosa serve questo, dobbiamo anche domandarci a chi serve? A chi serve? L'automobile ci serve, quindi l'uomo è quello a cui le cose servono. Domandare e l'uomo a che cosa serve?
c'è tutta una grande tradizione di pensiero la quale inorridisce al pensiero che l'uomo serva a qualcosa, anche se se guardiamo la storia dell'uomo, purtroppo l'uomo ha sempre servito a qualcosa, è sempre stato un servitore, servitore del clan, servitore della tribù, servitore del monarca. Hegel diceva che nelle civiltà orientali libero era uno, tutti gli altri erano servitori, ma poi anche servitore dello Stato, perché dapprima l'uomo, pensiamo a Hobbes, l'uomo ha creduto di servirsi dello Stato, e servirsi dello Stato per eliminare la conflittualità costante che c'era tra uomo, che c'è stata tra uomo e uomo, homo hominis lupus. Se non che poi lo Stato ha finito col servirsi dell'uomo. Ma poi andando avanti, non c'è solo il monarca orientale, ci sono anche i signori al plurale, che si sono serviti dei servi, e poi i servi sono diventati evoluti e sono diventati a loro volta dei padroni, penso alla borghesia che esce dalla rivoluzione francese, sono diventati dei padroni che si servivano del lavoro manuale. In modo che oggi non è una meraviglia dire che l'uomo serve anche al capitale. Ma poi l'uomo serve anche alla tecnica. Forse il nostro è il tempo in cui si può pensare che la categoria del servire debba essere ripensata. La filosofia ha intensificato la categoria del mezzo, del rapporto mezzo-scopo. Il mezzo è ciò che serve a realizzare uno scopo. L'ha intensificato perché, come è venuto fuori anche nelle mirabili osservazioni dei miei amici di quest'oggi, di ieri e di domani, come è venuto fuori, il mezzo e lo scopo, si poteva dedurre da quanto loro dicevano, il mezzo e lo scopo, il mezzo è ciò che serve a produrre ciò che ancora è niente. E il grande Marx diceva appunto che lo scopo dapprima è soltanto ideel vorhanden, nella mente, è soltanto presente idealmente nella mente dell'uomo. E poi diventa reale, il che vuol dire che dapprima è ancora niente. Marx è un grande aristotelico, un grande greco. Ecco, la categoria del mezzo scopo, del servire a qualcosa, questa categoria che domina l'intera storia dell'Europa e poi dell'Occidente e ormai del pianeta, ha addosso a sé un peso così enorme che per forza di cose ci dobbiamo ci chiediamo, anche se non dobbiamo, anche se sembra che non ce lo si debba chiedere, è in grado questa categoria di reggere addirittura la storia dell'Occidente? È in grado il concetto di servire a qualcosa di reggere la storia dell'Occidente?
qui chiudo, ma vorrei accennare un'immagine che mi viene in mente in questo momento. L'aria di una città è invisibile, però tutto quello che si fa in quella città dipende dall'aria che c'è nella città. E se l'aria fosse inquinata? Allora, l'aria corrisponde alla categoria del mezzo scopo. A che cosa serve qualcosa? Ma se questa categoria celasse un abisso che porta lontano dal nostro destino, questo non vuol dire che noi dobbiamo smettere di agire, che noi dobbiamo smettere di usare la categoria di mezzo scopo, ma vuol dire che si sta forse profilando un tempo in cui, pur essendo costretti ad agire, e ad agire in senso sempre più potente, appunto per la presenza della tecnica di cui parlava prima Mario Capanna, un agire sempre più potente che però nasconde un abisso che può portare alla dimenticanza della verità. Intendo dire, la categoria di mezzo scopo può sorreggere la storia dell'Occidente, o stiamo andando verso un tempo in cui certamente non potremo uscire dall'agire, ma potremo agire con la consapevolezza che l'agire sia qualcosa di negativo. E allora siamo destinati al negativo, o si chiudono qui i conti del nostro rapporto con l'esistenza? No, perché il negativo, cioè il rapporto mezzo fine, è destinato a tramontare. Se ho tempo, ti vorrei dire ancora una piccola cosa a proposito. No, perché poi anche sono sinusitico e quindi sono... Certamente è venuto fuori che i rapporti tra ciò che si chiama destino delle verità e cristianesimo sono rapporti conflittuali, ma non perché il destino della verità abbia come avversario il cristianesimo, ma perché ha come avversario la dimenticanza del destino della verità, e tra coloro che sono dimentichi di questo destino c'è anche questo grande e formidabile episodio che è il cristianesimo. E però nel cristianesimo c'è una figura che a me piace segnalare come in qualche modo indicante ciò a cui siamo destinati, una figura per la quale potremmo dire che, ma in un senso diverso da quello al quale comunemente si riferisce, ognuno di noi è Cristo. No, non sto per niente cambiando parere rispetto ai miei rapporti con il cristianesimo, ma siccome l'ho anche scritto, mi pare, in un articolo sul Corriere, posso richiamare questa figura. Quindi Cristo, il figlio di Dio, per salvare l'uomo si incarna
muore, soffre e poi siede e siederà alla destra del Padre. Se io chiedessi, ma sedendo alla destra del Padre, si è dimenticato o si dimenticherà del dolore patito per salvare l'uomo? Avrebbe patito un dolore che poi avrebbe dimenticato? Che dolore sarebbe, che sacrificio sarebbe quello di un dolore patito e poi dimenticato? Allora Cristo siede alla destra del Padre senza dimenticare il dolore patito. Ma potremmo fare un passo avanti. Lo ricorda così come noi ricordiamo la giornata di ieri, magari qualcuno si è fatto male e ricorda il dolore passato. Allora Cristo alla destra del Padre ricorda il dolore patito così come noi ricordiamo il dolore patito, podiamo, ieri, un anno fa, 10 anni fa. E ricordare in questo modo vuol dire aver dimenticato. Ricordare soltanto in astratto, perché il ricordo è un astratto. Il ricordo, così come normalmente ce lo raffiguriamo, è un astratto. Allora, se Cristo sedendo alla destra del Padre ricordasse il dolore patito, così come, ripeto, noi ricordiamo il dolore patito in passato, e avrebbe da capo dimenticato il dolore reale. E se escludiamo, e poi che dobbiamo escludere, questa dimenticanza, allora il dolore passato sta dinanzi in carne ed ossa nel Cristo che siede alla destra del Padre e nella gloria, in una gloria infinita, la quale però non può dimenticare il negativo, il dolore, l'errore. Perché chiedo ai cristiani, se Cristo ha patito per salvare l'uomo, e dice Paolo si è caricato sulle spalle tutti i peccati dell'uomo, è diventato il massimo peccatore, ma non si carica sulle spalle i peccati come ci si carica sulle spalle un sacco di carbone. Si è caricato dei peccati dell'uomo perché li ha sperimentati, li ha conosciuti, deve averli conosciuti, ma non da capo in astratto, ma in concreto. Ha sperimentato in concreto la totalità dell'esistenza umana, tutto. Deve averla presente tutta. Deve avere dinanzi la totalità del dolore, del piacere, della gioia, della verità, della falsità, del far bene, del far male, si è caricato tutto sulle spalle. E questo tutto che si è caricato e per il quale, e che costituisce poi la crocifissione, questo tutto non è dimenticato nella gloria. Allora, perché di questa rievocazione, di quello che credo sarebbe interessante sentire, per esempio, il professor Messinese, perché ho ricordato questo grande episodio che credo che sia difficile interpretare in modo diverso. Non certo per sottolineare cambiamenti di prospettiva,
rispetto a quello che fin qui ho pensato, ma perché ognuno di noi è in questa situazione. Ognuno di noi è destinato alla gloria, a una gloria che eccede infinitamente quel punto che è l'infinità del dolore patito. Perché se lo schema che qui dovrebbe essere tenuto presente è che siamo destinati, come è stato detto, all'apparire della gioia che noi già da sempre siamo. Ma la gioia non è la dimenticanza del dolore. E quindi è interessante vedere come la filosofia dica con verità quanto nel cristianesimo è in qualche modo presagito o annusato, non so come dire, indovinato. La gioia è infinita e il dolore, pur essendo il dolore di tutti, ognuno di noi sperimenterà il dolore di tutti, o meglio, sperimenterà l'esperienza di tutti. Ecco, l'esperienza di tutti, pur essendo un infinito, qui sarebbe interessante sentire i pareri di un matematico sul concetto di infinito, ma insomma, ecco, l'esperienza di tutti, pur essendo un infinito, è un punto, è una parte della gioia infinita. Se il dolore di tutti è una parte della gioia infinita, è meglio dire così, allora se questa parte è un infinito, allora è un punto. Una parte, per quanto ampia essa sia, una parte di un infinito, dell'infinito, per quanto ampia essa sia, è un punto rispetto alla gioia infinita. Mi è venuto di parlare di questo perché effettivamente la prospettiva che ognuno si scopra gioia, ma insieme non dimentichi il dolore patito dall'uomo, può essere terrorizzante. Ma se pensiamo a quanto ho detto orora, che il dolore patito dalla totalità dell'umanità, sin dagli inizi fino alla fine, per quanto ampio, è una parte della gioia infinita che noi siamo da sempre, allora, ripeto, non è un'angoscia vedere che il dolore infinito è un punto rispetto alla infinità della gioia. Ho sbagliato a dire tutte queste cose e avrei dovuto limitarmi a ringraziare chi ha parlato. Loro capiscono che un pochino di emozione c'è in chi ha ascoltato le osservazioni estremamente intelligenti che sono state fatte. Meno male che ho parlato del mio maestro Contadini, poi mi sono lasciato andare e penso che sia il caso che mi congedi e ringrazio il pubblico, ecco, mi ero dimenticato. Ringrazio il pubblico per essere venuto in questo incontro di amorosi sensi. Grazie, ma
un momento, c'è una piccolina cosa. Preghiamo tutti gli allievi di salire sul palco e amorevolmente circondare il nostro maestro. Già che, amorevolmente, anzi togliamo le sedie e tutte queste faccende qui e via, e vedete, già messinese, raccoglie, non distraetevi, non si lasci distrarre da messinese, niente, deve semplicemente ricevere un piccolino attestato di affetto, di simpatia da parte di tutti i suoi allievi, consistente in una piccolina targa, quindi, come dire, è piccola cosa, però vuole avere un significato, diciamo, con il nome di tutti gli allievi, molto bene, come vede, molto glabra. E c'è stata lei, c'è la data, l'anno, il luogo, Franco Parenti, e le firme di tutti, diciamo, i rompiscatole fuori. Grazie. Grazie anche da parte nostra alla gente meravigliosa che ha partecipato oggi, grazie tante ancora al Teatro Franco Parenti e arrivederci. Grazie.